Se fai come? Oh, la 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 la. Ma vaffanculo, non stai riprendendo. Non te ne eri accorto? No. Ho visto che stavi smanettando, ma che stessi eliminando i visi. Beh, dai, dove stiamo andando? Stiamo andando in un posto fighissimo, bellissimo, mai visto, interessantissimo. Vabbè, insomma, stiamo andando all'IKEA. Il mondo dei balocchi. Io all'IKEA mi diverto tantissimo. Comunque, sì, è bello. Stiamo andando all'IKEA perché? Stiamo andando all'IKEA così, non era preventivata la cosa. No, esatto. Stiamo andando all'IKEA per colpa di una piccola stronzetta. Sì, di nome Maria Carla. Maria Carla, sì, ecco. Dato che ha avuto la brillante idea di mangiarsi la gamba del tavolo che vedete alle mie spalle quando faccio i video. Il tavolo è composto da gambe di legno e una lastra di vetro sopra che pesa 35 kg. Già? Già. Lei praticamente, la gamba ha uno spessore di 1,5 cm. L'ha ridotto tipo a meno di mezzo centimetro. Roba che se si spacca, se la gamba cede la lastra di vetro e lei muore. Muore, sì, muore. Infatti. E quindi niente, adesso stiamo andando a prendere delle gambe in metallo. In metallo, le più scrause. Sì, che costano quanto? 6 euro, 7 euro. 7 euro. In calcolo per lo meno non può mordere. No, no. In alluminio, beh che morde l'alluminio della sedia, però almeno non rompe. Sta maledetta. Ma babba, gira cazzo. Prossima, direttamente a destra. Perché non hai girato la prima? Ma perché non è convinta da dove siamo. Ah. La prossima a destra. Sì, ma sta male quella roba lì. Vabbè, niente. Ricalcolo percorso. Oh mio Dio. Mamma, basta, io lo butto fuori dalla finestra. A destra, poi la prossima a destra. Dai, tenen. Ricalcolo percorso. Sì, sì, no, adesso lo farò ancora. Questa è un'altra spesa da fare comunque, navigatore nuovo. Sì, spesa da fare, ormai praticamente mangiamo mosche io e te. Attendiamo che le cimici entrino dalla finestra per cibarcene. E per fortuna ne entrano. Percorso. Ecco. E per fortuna entrano perché noi ogni sera dobbiamo lottare contro una cimice. La terza uscita. Ma la terza uscita dove che sono su un rettilineo? Ricalcolo percorso. Mio Dio! Ricalcolo percorso, prossima, tra ricalcolo sinistra, percorso. La prossima da destra. Ma dove? Ma non capisce dove siamo? Prenda, ricalcolo percorso. Oh mio Dio! Prenda la prossima da destra. Poi basta! Prenda la prossima, ricalcolo percorso. Dio, mio Dio! 90 metri, giri leggermente a sinistra, poi a sinistra. Semaforo rosso! A sinistra. Io ci metto mani. Sinistra. Ricalcolo percorso. Ma che cazzo c'ha? Prossima a sinistra. Che cazzo so? La prossima a sinistra, poi ricalcolo percorso. Prendo la prossima a sinistra, poi ricalcolo percorso. Poi a destra. Questo sarà un pezzo clou del vlog, perché il vlog lo intitolerò Ricalcolo percorso. Sì. Basta, basta, ho deciso. Ricalcolo percorso. Ma ho sbatto la testa contro il finestrino. Katia Redamel, Katia Redamel, quanta scelta mi dà. No, non siamo alla Katia Redamel, anche perché sono in galera quei due, probabilmente. Io l'ultima cosa che ho saputo è che erano finiti in galera per truffa. Ma non si vede più niente. Okay. No, è vero. Dici. Io l'ultima cosa che avevo saputo, secondo le indiscrezioni, è che erano finiti in galera per truffa. Poi se è vero o no, non lo so. Io me la ricordo lei che mi urlava nell'orecchio. Lei era fantastica. Con l'antenna 3. Era un po' come Vanna Marca. Sì, infatti, guarda. Alla fine tutte quelle che ci fanno ridere finiscono in galera. Non capisco il perché. Beh, quindi sembrerebbe che l'abbiamo trovato. Sì. Nil, aia. Che male. Volevo dire, Nil, guarda, l'abbiamo trovata. Costa solo 7,50 euro. Che poraccioni.
Sembri quasi una persona seria. Io sono una persona seria. Dai, questa sarebbe la postazione comoda. No, è comodissima, sembra molto comoda. Non capisco, qua cosa metti, bicchieri? Ma anche, il no, tipo portapenne. E appunto. Però mica, guarda che la comodità, cioè, vabbè, un po' più sotto. Poi magari qua metti, da questa parte ci metti anche una luce tipo per retroilluminare. No, tu pensa tipo a essere così non ci dà fastidio. Cioè, ma vuoi mettere la comodità? E oh. Invece che su quella sedia da 30 euro. Un giorno. Dimmi se non è comoda la cosa. Minchia, qua la vuole che è una bellezza. Si chiama Tolerant perché porta di tolla. Però il wok lo vogliamo. Eccolo che arriva. Espressione. Sei impostante. No. La scella è pezzatissima. Sì, no, anch'io sto puzzando. Cioè, sto pezzando. Finger in the ass. Cosa? A dopo. Ho detto, se non sono. Se sarò ancora vivo e non ho ancora ucciso nessuno, a dopo. Quindi non ci vedremo mai più. No. Hola. Hola. Noi siamo qua, almeno io sono qua perché mi è venuta l'idea di fare un cheesecake al caffè. Anche caso. Se a caso, sì, a caso perché oggettivamente non ho tutti gli ingredienti, anzi non ho praticamente nulla. Userò della Philadelphia e dello yogurt total. Magic. No, per fare questa dovrei mettermi sì, ho fatto questa roba e dovrei fare così. Ecco, adesso sono Xava. Mi passi un po' d'olio? Un po' d'olio. No, ti prego, racconta quella. Perché allora, noi siamo soliti cambiare canale che ci piace così ogni tanto. E c'è stato il periodo di Alice. Sì. C'è stato quello di Alice. Cioè tipo 24 ore su 24. Esatto, perché noi siamo così. Quando ci piace un canale della televisione lo vediamo 24 ore su 24. Io più che altro. Sì, no, più che altro lo lasciamo in sottofondo. Esatto. Così. Sono? E c'era appunto questo programma dove c'era la Pia lì, quella lì. Vai, vai, Teresa! Ecco lei. Con la vecchia. Vabbè, racconta la roba del latte. Comunque c'era, ma non era quella del, questa non era quella del latte. No, però ti racconta quella del latte. Beh, in una di queste puntate lei va in giro per l'Emilia Romagna, insomma. No. Oh. Per l'Emilia, la Romagna. La Romagna, scusate, non volevo. Guarda che, cioè, come c'è il campanilismo lì, io ho la nonna emiliana. Quindi era? In Romagna. La nonna emiliana e quindi la bisnonna emiliana. Beh, anche mia nonna emiliana per metà. E quindi, insomma, confondere gli emiliani con i romagnoli, no, non si fa, non si fa. Mea culpa, perdonatemi. Beh, insomma, quindi vai in giro per la Romagna, vai in giro per la Romagna e che fa? Va a trovare queste sciure. Le sdore. Queste sdore? Le sdore. Scusa, non conosco il romagnolo. Queste sdore. Queste sciure, belle anzianotte, insomma, più di là che di qua. Lei era più di là. No, dai, ascolta, la maggioranza erano più di là che di qua, a parte alcune che avevo tipo sui 50 anni, che volevano, anzi qualche 60 volevano fare le giovani, ventenni, no? Ah, che scelta. Beh, comunque c'erano queste sdore, e c'era questa che era bianca, bianca come là. Capelli bianchi, quei calzettoni bianchi, classica cosa da signora, no? E come fai a casa con i fiori? Io usiamo quello, dammi il jump the beat around. Vabbè, comunque cioè questa qua con questo classico vestito con i fiorellini sempre sul bianco azzurro. Cioè praticamente la tinta unita, aveva le calze bianche. Sì, i calzettoni bianchi, ho detto, calzettoni bianchi con delle ciabatte da defunta. E niente.
si mette a cucinare, racconta di quando era giovane. E cosa faceva quando era giovane? Mandava le lettere d'amore un po' spinte anche a uno sciuro. Sì, quello credo che sia stato il suo unico momento di vitalità durante tutta la puntata. Sì, è vero, quando ricordava i bei tempi andati. Già. E mentre prima questa bottiglia di latte non riusciva ad aprirla perché comunque la forza gli veniva a mancare come tutto il resto ormai. No, poverino. E beh, è vero. Quindi gira la bottiglia di latte e il latte inizia a uscire piano piano, tutto sulla mano, tutto. E anche dentro il piatto, la ciotola dove stava creando il suo fantastico dolce, il sarcazzera. È vero, era una sorta di, oddio, non mi ricordo, la crema, quella lì. Beh, comunque è stata una scena abbastanza raccapricciante, queste mani venose, bianche che si confondevano con questo latte, sembrava che lei si stesse sciogliendo. È una cosa, vabbè, fa ridere a noi ovviamente. No, guarda, io devo trovarla la puntata su qualche parte. Guarda, guarda, ho rovesciato tutto il caffè perché è colpa di questa caffettiera che ho sentito. Guarda. Tu devi andare piano. No, fa schifo, o non l'hai chiusa bene o fa schifo. No, chiusa bene sicuro, perché è possibile che mica so va. Il discorso è che devi andare piano. Magic, mystery and charming. Cioè se in questo momento. How can I resist you? Se in questo momento ci vedesse lei, ci avrebbe già ripreso su 82.000 euro. No, ci avrebbe sputato in faccia e basta, probabilmente. Ma non importa. Faccio come quella lì della tata che si suonava tipo lo xilofono le coste. È vero. Abbiamo tirato fuori le robe. Sì. Sì, si è indurita, l'abbiamo messa in frigo. Facciamolo vedere dall'alto. No. Fa vedere che non scivola, no? Non cola. Ui. Si è indurita, l'abbiamo messa in freezer invece che in frigo. Alla fine estate. Sì, no, in teoria, e quindi siamo pronti. Dovrebbe andar bene. Forza, insomma. E coraggio. Vai, assaggia. Io e basta. Sì, assaggio pure io, però intanto ti riprendo mentre assaggi. Aspetta, non mi è venuta via la base. Bene. Ok. Non sembri convinto, Prima di esprimere il mio giudizio voglio assaggiare bene. È la base, la bastarda. Guardandolo sembra tipo che non mangia da secoli. È buono? È buono, è buono. E allora? Cosa ridi? Come, come? E basta. Come, come? Io quando fa così lo amo. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Buonasera.